Oggi eccezionalmente riceviamo il Lycée d'Alzon de Nîmes e siamo molto contenti, anche ringrazio la professoressa Madame Pascaud di aver proposto questa iniziativa di studenti. Quindi abbiamo oggi gli studenti dal liceo fino alla licence, al master e al dottorato. È un pubblico molto vasto e in più abbiamo dei colleghi e dei lettori, l'Università di Utiertà, e degli appassionati della lingua italiana. Quindi ecco, un modo per riunirci e lavorare sull'opera di un'autore che oggi è fra i più significativi, ecco, non lo dico perché ci sono, ma è veramente fra i più significativi della produzione, della creazione letteraria contemporanea. Andrea Baiani, allora una piccolissima presentazione per non togliere minuti alla tua parola. In che modo i romanzi di Andrea Baiani ci rivelano una visione poetica della coscienza e del mondo? Il personaggio scruta il suo passato, il punto che più duole, per scavare un passaggio per ricostruire la sua relazione col mondo, la sua relazione al segreto. Ogni personaggio ha il suo segreto, il punto più intimo che il narratore intende scoprire, sviluppare. E dalla sua coscienza amplificata del mondo emerge il non detto, il lato oscuro che ci impedisce di vivere. Dei personaggi di Baiani vediamo tutti i moti interiori, tutta la realtà è filtrata dalla loro coscienza amplificata. Il minimo dettaglio assume un valore eccezionale nell'economia della storia. Lo scrittore ci mostra un altro aspetto del reale, il non visto, il non detto, il non percepito. La sua attenzione al minimo dettaglio e alla totalità ci fa comprendere le intime relazioni che sostengono la vita della coscienza. È uno sguardo non scontato, che va oltre il visibile per mostrare ciò che di solito ai nostri occhi distratti è inaccessibile. La scrittura come educazione alla percezione dell'altro in una relazione di profonda interdipendenza degli esseri. Tutti i personaggi sono legati da una rete di relazioni, ciascuno è consapevole del patto tacito che lo lega intimamente all'altro essere. La scrittura letteraria allora si presenta come un processo di costruzione individuale e collettiva dello sguardo sul mondo, percezione amplificata di ciò che può turbare, disturbare o addolorare e che invece diventa uno strumento per crescere. Affrontare il male, ecco l'attività dei personaggi di Baiani. Perché non si può far finta di niente per poter andare oltre e costruire un nuovo equilibrio interiore che abbia una dimensione individuale e collettiva che renda la vita possibile. Quindi vi lascio subito la parola e grazie Tessina. Un mio carissimo amico. Quello che da noi alle medie si chiama l'amichetto del cuore, che però ha 50 anni, lui, io no, e arriverò anche io, anche voi, però insomma, lui, mi chiama e mi dice che è molto preoccupato perché la signora che fa le pulizie a casa sua gli sposta i mobili. Allora, lui dice, io la pago questa signora. Lei, questa signora è una signora russa forse, o romena, non ricordo. E comunque lui mi chiama e mi telefona molto preoccupato perché dice, ma io cosa devo fare? In particolare, non è che gli spostava tutti i mobili della casa, gli spostava i mobili di una stanza che era lo studio, no? Per cui
lui tornava a casa e trovava lo studio diverso e naturalmente come unica soluzione chiamava me, no? Che peraltro lui sta a Modena e io sto più o meno a Torino, comunque siamo a almeno 3 ore di distanza, e mi diceva: ma io cosa devo fare? E io gli dicevo: ma non lo so, fai quel che vuoi, cioè diglielo, chiedile perché. Allora lui dopo un po' mi ritelefona la settimana successiva e mi dice: guarda, l'ha di nuovo fatto. Così cosa, non so cosa dire. E lui mi ha detto: quando lei va via io rimetto a posto i mobili come erano prima, perché così magari la settimana dopo arriva e capisce che io li volevo così, cioè che come li ha messi lei, bravissima, grande intuito da arredatrice, ma magari no, no? E questo era, diciamo, il suo approccio pedagogico. Insegno alla signora che mi sposta i mobili che preferisco nell'altro modo, ma la signora che gli spostava i mobili non gliene poteva fregare di meno di quello che faceva lui, per cui arrivava di nuovo la settimana successiva e li spostava, peraltro li spostava in una maniera non sempre uguale, aveva della creatività anche, per cui la scrivania una volta la spostava in un lato, una volta dall'altro, e lui aveva questa specie di divano che era divano e divano letto, era il posto dove io dormivo, lui la identificava come la mia stanza, dove io dormivo quando andavo a casa loro, dormivo in quella stanza, per cui lui chiamava me come dire: cosa devo fare con la tua stanza? Cioè, è la tua casa. Insomma, questa donna spostava i mobili e insomma, questa cosa è andata avanti a lungo, e un po' ci faceva ridere, un po' io non ne potevo più, cioè nel senso che gli dicevo: hai 50 anni, puoi anche parlare con la signora, non è che ti deve far paura. Insomma, una volta mi aveva chiamato e mi ha detto, mi aveva chiamato dicendo: incredibile. E io ho detto: ah, finalmente non l'avrà cambiato. E invece no, mi ha detto una cosa che è una delle cose che mi hanno insegnato di più nel mondo. Mi ha detto: no, incredibile, mi sono sdraiato sul divano nella disposizione che aveva messo la signora, che aveva scelto la signora, e mi ha detto: sai che non mi ero reso conto che da questa stanza si vedeva il campanile, no? Allora, questa cosa che poi non ha risolto il problema, nel senso che nevrotico era e nevrotico è rimasto, e non so che cosa poi sia successo nella relazione, perché non ho più voluto sapere niente con la sua con la signora delle pulizie, però c'era qualcosa di molto importante. Allora, che cosa fa un libro? Che cosa fa la natura? Che cosa fa la conoscenza? Che cosa fa la relazione? Sposta i mobili quando noi non ce ne accorgiamo. Sposta i mobili quando noi non lo sappiamo. Allora, noi quando entriamo in relazione con qualcosa, quando noi entriamo in relazione con una storia, quando noi entriamo in relazione con un libro, noi cominciamo a leggerlo e tendenzialmente finiamo in un mondo altro, e per capire quanto è altro il mondo che sta dentro un libro, provate a guardare gli occhi che ha uno che legge, fa quasi paura, perché sta da un'altra parte, è come fosse una specie di possessione, come se stesse in un'altra dimensione, è come fosse nei cartoni animati dicono scudo spaziale, no? Queste, totalmente chiuso dentro, non chiuso al resto, dentro una specie di grande rivoluzione. Allora noi entriamo dentro un libro e ci entriamo con un mondo, no? Il mondo così come noi lo conosciamo. Che cosa vuol dire il mondo così come noi lo conosciamo? È la somma ovviamente di tante cose. Il mondo così come noi lo conosciamo significa il mondo così come in 40 anni, nel mio caso 13, 15, 8, 25, uno ha pensato che fosse il mondo, no? Per cui quello che se io chiedo a te di cosa pensi, che ne so,
delle sigarette, tu rispondi sulla base della tua idea del mondo, te la sei costruita, e dentro la tua idea del mondo ci sono i tuoi valori morali, ci sono le cose che ti hanno detto, ci sono le cose che diciamo hai letto, poi ci sono anche quelle altre cose che sono le cose più pericolose, cioè ci sono anche dentro la testa le idee che noi ci troviamo in testa senza averle mai pensate. Allora, queste sono quelle su cui lavora di più la letteratura, su cui lavora di più la cultura, su cui lavora di più l'arte, su cui lavora di più la scuola, cioè quelle idee che sono dei grandi stereotipi, che sono le idee di un'epoca, no? E per cui ci troviamo nella testa, senza aver mai pensato a una cosa, e può essere dall'Islam all'inquinamento, abbiamo immediatamente un'idea, no? Abbiamo immediatamente un'idea e diciamo, cavolo, però io, che idea che ho, non l'ho mai pensata, è già qua, tac, è finita nella mia testa. Allora, quando noi iniziamo a leggere un libro, e qua mi limito ai libri, però senza dire a ogni frase, oppure ascoltiamo una musica, oppure eccetera, quello lo diamo per ascoltato, quando iniziamo a leggere un libro, noi entriamo dentro quel libro con il nostro mondo. Entriamo con quel libro, dentro quel libro con il nostro mondo, e portiamo al libro il nostro mondo, no? Il libro, cosa ci chiede il libro se non tutta la nostra vita? Un libro ci chiede tutta la vita, cioè perché un libro funzioni, io gli devo prestare per il tempo del che dura la lettura la mia biografia. È un patto che chi scrive non saprà mai, ma lo sa da lettore. Che cosa significa che devo prestare tutta la mia vita? Significa che se nel romanzo si sta raccontando la scena di un litigio e si sta raccontando un'aggressione che ha dei sentimenti che sono dalla prepotenza alla angoscia, al dolore, all'allegria, quei sentimenti lì sono i miei. Se io non ci metto dentro quella scena la mia idea e le mie esperienze di litigate, quel libro non funziona, è morto. Io gli devo prestare le mie litigate, devo prestare la mia litigata con il mio amico Federico alle superiori, che ci siamo picchiati per riuscire a far vivere un passaggio di Anna Karenina. Se io non gli presto la mia litigata, quel passaggio non funziona. Allora, entriamo dentro un libro con un mondo costruito, offriamo il nostro mondo al libro, lo mettiamo dentro. Che cosa succede poi? E questo è il grande fascino, secondo me, dell'arte. E questo vale anche per la scuola, per l'università, per il sapere e per le relazioni in generale. C'è un momento in cui avviene qualcosa di pericoloso e di vertiginoso e di pauroso insieme. Allora c'era Milan Kundera che una volta diceva: la vertigine è la paura e la voglia di cadere, no? Allora c'è un momento durante la lettura in cui compare, e stiamo parlando di opere grandi, non stiamo parlando di tutto quello che è leggere, cioè se io leggo, adesso prendo i miei libri, qua sono solo i miei, se prendo una schifezza perché i libri sono bellissimi, non è che leggere parole stampate di per sé produca quello, l'arte, di questo stiamo parlando, siamo qua per questo, c'è un momento in cui le mie certezze cominciano a creparsi, no? A volte me ne rendo conto, e me ne posso rendere conto in maniera molto... A volte può essere difficile. Vi faccio un esempio. Io sono, non io Andrea, io, un io ipotetico, pensa di essere una persona molto tollerante, pensa di essere una persona di buoni sentimenti,
pensa di essere una persona che non sa fare, non potrebbe mai fare né pensare niente di male, perché quello del male è un altro territorio di cui magari poi dopo, anche attraverso la conversazione, le domande, se ci saranno, si può battere, ma una persona che pensa di essere una persona buona, che ha sempre una parola buona nei confronti degli altri. Se li incontrate, scappate, scappate, perché sono le persone che dicono: io mai pensato male di nessuno, come se non esistesse, no? il male, scappate. Ma al di là di quello, questa persona dice: io sono bravissima. Poi legge un libro e questa persona si trova, leggendo il libro, a parteggiare per un personaggio orrendo, no? Un personaggio sadico, un personaggio schifoso che maltratta gli altri, e mentre legge lui si sente dalla parte di questo qua, si immedesima, no? In un personaggio orrendo. Allora lì si ha un minimo di coscienza, poi se non ce l'hai è un altro discorso, va molto in crisi e dice: ma cavolo, ma io non ero quello buono e sono qua che faccio il tifo, dai, picchialo, picchialo, e tu dici: oddio, ma io ero buono, io non ho mai pensato. E poi dice: vabbè, è un libro, è una storia, però comincia a vacillare. Allora c'è un momento durante l'esposizione al, perché non è il bello, è alla complessità, perché la natura è la complessità, perché la letteratura è il luogo della complessità. C'è un momento, quando si è entrati nella complessità, in cui tutto il disegno del mondo che noi avevamo comincia a scrocchiare, comincia a entrare in discussione, comincia a vacillare. Questo può essere un momento anche molto difficile, al di là del singolo esempio della persona che può immedesimarsi in un personaggio pessimo, pensando più o meno presuntuosamente o con più o meno sincerità con se stesso di non esserlo. C'è qualcosa che a un certo punto avviene. Allora, i grandi romanzi, l'arte ti toglie il mondo così come ce l'avevi prima, e all'uscita dal libro ti consegna un mondo che tu non avevi mai visto. Allora, che cosa fa tutto questo? Sposta i mobili. Entrare dentro un'esperienza estetica, entrare dentro un'esperienza totalizzante della complessità, cioè il luogo in cui non c'è un'unica ragione per cui le cose succedono, ma ce ne sono talmente tante che io non posso nemmeno ipotizzarla. L'arte, quando è grande, non dà mai una risposta. L'arte, quando è grande, apre. L'arte, quando è grande, complica la vita, non la semplifica. Non trova una ragione. Perché sto bene? Boh. Perché sto male? Boh. L'arte ti mette davanti a questa cosa enorme, e di fronte a questa cosa enorme ti ci mette e ti dice: guardala in faccia. Allora, che cosa fa l'arte? Che cosa fa l'esposizione alla natura incontaminata? Sposta i mobili. Quello che succedeva mentre io ero lì che mi leggevo Furore di Steinbeck, mentre ero lì che mi leggevo Anna Karenina, mentre ero lì che mi leggevo il Tristram Shandy, c'era qualcuno, c'era la signora delle pulizie inglese, romena, italiana, torinese, di Montpellier, che mi spostava i mobili. Allora, qual è la grandezza poi dell'esposizione e del rapporto poi con l'esperienza della complessità, che sia estetica o che sia, diciamo, un rapporto con una complessità maggiore come quella ambientale, del cosmo, eccetera eccetera? È che all'uscita il mondo è diverso, e che però, se provi a metterti sul divano, che non sa più dove stava prima, tu vedi una cosa che prima non vedevi.
Allora, la grande forza, cioè per fare vivere totalmente un'esperienza estetica, bisogna avere coraggio. Cioè, basta con la retorica che la lettura è un passatempo. Non è un passatempo, è una rivoluzione. E che la lettura sia un'evasione, è un'evasione, non c'è nessun carcere, è un'invasione. È una cosa che ti entra, che ti modifica, che ti può anche avvelenare. Non è solo virtù, non è solo dopo diventiamo i più intelligenti di tutti, facciamo il campionato mondiale degli intelligenti, vinciamo. No, possiamo anche fare il campionato mondiale degli stronzi e vincere dopo aver letto un libro che metteva in scena, in cui noi siamo entrati dentro qualcosa di terribile. Allora, però, significa avere... accettare il rischio di far saltare in aria tutti i propri parametri e accettare il rischio, correre il rischio e di conseguenza darsi la possibilità di mettersi sul divano e vedere il campanile. Ogni scrittore quando è grande, ogni artista quando è grande, sposta i mobili in questo modo e ci riconsegna il mondo. Esattamente quel mondo che avevamo con gli stessi pezzi, non ne ha di più, non ne ha di più e non ne ha di meno, è sempre lo stesso, però ce lo consegna in una maniera del tutto irriconoscibile. Lo fanno i grandi artisti, lo fa la complessità, lo fanno i grandi incontri e di colpo le cose che prima pensavamo e che vedevamo non ci partono più, non succedono più, non si modificano più, o meglio si sono talmente modificate che poi non le riconosciamo. Allora, questo è, diciamo, il grande contributo che dà l'arte e che è, ripeto, il contrario della semplificazione, è il contrario della retorica secondo cui va bene purché si legga. Perché è come dire va bene purché si mangi. Non è vero. Ci sono delle cose che producono, che attivano dei meccanismi, non meglio o peggio, ma sono diversi. Se io mangio solo patatine per 4 giorni, nel mio corpo succede una cosa, io posso anche volerla, non necessariamente solo mangiando, cioè, però devo saperlo. Allora, per me, e qui vorrei concludere e magari lasciare a voi, altrimenti io poi, come vedete, posso parlare per 15 giorni di fila senza che succeda nulla, cioè no, spero che dentro di voi succeda qualcosa, se no vi mandavo un DVD. E quello che avviene è la grande vertigine di accettare questa perdita totale dei confini. In che cosa sono utili i maestri? In che cosa sono utili i compagni di strada? In che cosa è utile l'università? In che cosa è utile la società? È utile perché ti accompagna dentro questa cosa. Perché un maestro, perché un insegnante, perché una società dovrebbe, nell'idea che ho io, avere cura che l'individuo sia sovversivo. Ogni processo che attiva, che ogni libro che incontra, che ogni persona che incontra, gli mette in discussione le cose, che non accetti le cose così come sono, come se fossero degli assiomi, come se fosse un destino, che non accetta la propria vita, la propria condizione esattamente come fosse un destino. Allora, la scuola, un maestro, la società, che purtroppo hanno ciascuna degli, diciamo, degli approcci e degli interessi diversi rispetto alla vita dell'individuo, è quella realtà che ti sta accanto mentre tu fai una grande rivoluzione. Allora, io finché campo voglio chiedere ai libri, voglio chiedere agli incontri,
di essere totalmente messo in discussione. Raccontavo ad Angela Biancofiore che quando io scrivo un romanzo mi succede esattamente la stessa cosa, e possono essere dei momenti difficilissimi, perché vuol dire che metto in discussione il mio mondo e poi quando torno non so che cosa tornerà di me, non so che cosa ne sarò io, cosa ne sarà di me quando sarò uscito da un romanzo. Quando le persone che ti vogliono bene, che vogliono bene a uno scrittore, a un artista in generale, lo vedono partire, non soltanto per Montpellier, ma anche in salotto o in camera, lo vedono partire per un'esperienza artistica e magari sta sempre lì, però è come se facesse milioni e milioni di chilometri. C'è sempre questo rischio di vederlo tornare e dire sei un po' diverso da come era prima, eh? Dici no, ma io ero solo di là, stavo solamente scrivendo delle cose. Ecco, io penso che se noi ci mettessimo nella condizione, attraverso i libri, attraverso gli incontri, di accettare il rischio che quando torniamo per cena, che quando ci vediamo il giorno dopo, bisogna ridefinire tutto da capo, ecco, la vita può essere molto più faticosa, ma diciamo con una pienezza molto maggiore. Poi, se c'è internet, è meglio. Grazie. Se così le colpe per me è... Io penso che... È triste dirlo, e spero che non sia così, però un po' lo penso, che ogni artista nella vita faccia un libro, faccia un'opera, faccia una sinfonia. La storia dell'arte, diciamo, mi contraddice, per cui non lo do come oggettivo, però per me è così. E io penso di aver fatto quella cosa lì, e poi, cioè, che sono i momenti in cui tutto coincide. L'est per me fu una scoperta totale, nel senso che io ho cominciato ad andare a est, devo dire per caso, ho cominciato ad andare a est perché questa storia, che in realtà era una storia scartata, era una storia che stava dentro un romanzo precedente che avevo scritto, che si intitolava Cordiali Saluti, e da cui poi l'avevo tolta. Anzi, il mio editore, Leinaudi, mi aveva detto: ma questa storia di rapporto tra la madre e il figlio, ma chi se ne frega, mi aveva detto, ma toglila, no? E poi è diventato il libro, cioè, che per me è stato in assoluto più importante. Ma per ambientarla, poi un giorno avevo incontrato una ragazza che conoscevo, mi aveva detto che sua mamma lavorava in Romania, era una donna italiana che faceva la dirigente di un'azienda che fabbricava scarpe in Romania. E allora per me si era aperto un mondo. Allora, l'est che cosa significava? Prima di tutto significava e ha significato, perché tuttora per me la Romania è il posto che mi ha cambiato lo sguardo, e se io oggi voglio capire che cosa succede in questo momento, quantomeno in Europa, vado là. Allora per me l'est significava, ha significato andare a vedere, non è esattamente così, però cos'era successo da noi negli anni 50, no? Era avere la possibilità anagrafica di vederlo. Non è uguale, perché diciamo il capitalismo è molto più accelerato, eccetera, eccetera, però era un luogo in cui si metteva in scena il cambiamento, no? Si passava da un mondo, altro che spostare mobili, diciamo mobili piuttosto impegnativi e in qualche caso crivellati anche di proiettili, significava passare da una metamorfosi, che è poi quello che avviene quando si raccontano le storie, per cui era un mondo in cui avveniva la metamorfosi tra un mondo di valori, un mondo politico, un mondo economico, e un altro mondo, in cui la metamorfosi mi interessava sì l'aspetto politico, sociologico, eccetera, ma mi interessava l'aspetto umano, che cosa significa, quindi la delusione, la fiducia, l'attesa, no? Che sono i grandi sentimenti, i grandi temi. E a tutt'oggi non solo ci riandrei, a tutt'oggi continuo ad andare. Quando stavamo a Berlino, diciamo, la mia ossessione era andare in Polonia. No, cioè Berlino è un'ora dalla Polonia,
e a me la macchina tirava di là, cioè, quindi spessissimo prendevo e andavo in Polonia, che è appunto un altro posto con una storia in cambiamento vertiginoso e interessantissimo. Ecco, l'Est rappresenta ancora quel luogo di cambiamento. Non meglio, non sto dando giudizi storici, perché non è questa la sede e non mi interessa e probabilmente non sono nemmeno in grado, però da quel punto di vista sì, era quella cosa che un giorno è cambiata, da un lato quello, e dall'altro mi interessava il potere, mi interessava il linguaggio del potere, perché io naturalmente quello che facevo era provare a raccontare, diciamo, un movimento inverso a quello di cui si parlava tutti i giorni, cioè l'unico movimento di cui si parlava era quello dei romeni che venivano a cercare il lavoro in Italia, e invece lì io cercavo di leggere il movimento opposto, e il movimento opposto voleva dire anche che cosa succede quando si arriva con il denaro, quando si arriva con il potere in un posto, no? È il paternalismo. Allora, la letteratura è da sempre, diciamo, un'infrazione del linguaggio del potere. Il potere è quello che determina quelle famose idee in testa che ci troviamo senza aver pensato. La letteratura è quella che contraddice il discorso ufficiale. Allora, io oggi riandrei a Est, appunto, ci vado spesso, ci andrei ancora di più, cioè se, diciamo, riuscissi a coinvolgere mia moglie nella mia perversione ci andrei a vivere, però forse per fortuna non ci riesco. Il discorso, il potere produce un discorso, il potere produce e consegna e impone un racconto del mondo. La letteratura è sabotaggio, è politica per sua stessa ragione, per sua stessa natura, perché oppone al discorso imposto da un potere, che è un potere economico, politico, non stiamo non è questa la sede per capire chi è che produce quell'idea che ci troviamo in testa, no? Però la letteratura, raccontare una storia è sabotare il racconto ufficiale, che tu voglia fare il reportage d'inchiesta, e quello paradossalmente è, diciamo, un livello che è fondamentale dal punto di vista della, diciamo, del funzionamento della democrazia, il reportage d'inchiesta, perché se nel reportage d'inchiesta vengono fuori delle verità fattuali, delle verità oggettive che il discorso politico, economico, sociale ci ha, diciamo, proposto invece con una faccia totalmente diversa, questo è importante, cioè che il reportage d'inchiesta dica no, non è vero quello che ci state raccontando, non è vero che Berlusconi non sapeva che Rubi aveva che non sapeva se Rubi aveva 18 anni o 17, non è vero che Renzi voleva nascondere che prendeva l'elicottero per andare da Roma a Firenze. Allora il reportage d'inchiesta e l'inchiesta giornalistica fa questo, la letteratura fa altro, però è politica, è sempre politica la grande letteratura da questo punto di vista. Ora naturalmente tu fai riferimento a dei libri miei, a dei romanzi in cui non solo il racconto che io fornisco è alternativo al racconto del potere, ma è anche un racconto sul potere, no? Esplicitamente sul potere. Allora, cordiali saluti, che per chi non l'avesse letto, e probabilmente tutti, quindi tranne Romano e forse Angela, ci sono, quindi qualcuno ha letto anche Cordiali Saluti, racconta di uno scrittore di lettere di licenziamento, no? Uno che deve licenziare, però lì il discorso è soprattutto linguistico, no? Cioè è il momento in cui diciamo il potere, in questo caso il padronato, in questo caso assume, prende a sé anche il linguaggio dei sentimenti, no? Cioè prende a sé anche il linguaggio della fragilità. Nel momento in cui il potere chiede a lui di vendere, attraverso una retorica sentimentale, un prodotto che è quello della disoccupazione, è la colonizzazione di un immaginario,
è togliere alle persone che lavorano anche la gestione dell'unica cosa che gli è propria, l'umanità, i sentimenti, che non è la libertà, non è il posto di lavoro, è i sentimenti. Essere soli, valere qualcosa, pensare di valere di più. Nel momento in cui il potere, per espellerti, usa quegli stessi sentimenti, ti ha colonizzato, ti ha totalmente eliminato quello che tu pensavi potesse essere la tua parte residuale. A me interessano le dinamiche, la dinamica di potere, la dinamica che mi interessa sempre. Quando io sono andato, ho raccontato in Second City delle colpe le imprese italiane, ho raccontato il rapporto tra gli imprenditori italiani che arrivavano in Romania e i lavoratori romeni che venivano sfruttati. Però mi rendo conto che questa risposta possa essere anche deludente. Non mi interessava neanche lontanamente raccontare il mondo del lavoro, non mi interessava neanche lontanamente raccontare la delocalizzazione, non mi interessava raccontare la frammentazione del lavoro, mi interessava usare e leggere quel mondo per i riflessi che questo, per le conseguenze che questo determinava nel rapporto tra le persone. Questo mi interessava. È come se è come quando ai ragazzi si chiede di parlare degli iPhone, no? È come quando sono delle cose che modificano delle relazioni. E a me interessano le relazioni in un momento in cui il mondo si sta frantumando del tutto, ma non riuscirei, e quindi una volta lo facevo, adesso non lo faccio, a condensare in una lettura sociologica un romanzo. La Romania, perché la Romania? Se lo spunto era stato soltanto la mia amica, quello è stato il punto di partenza. Io prima la Romania non sapevo quasi nemmeno... Sì, io prima la Romania non sapevo neanche quasi dove fosse, anzi non sapevo dove fosse, sapevo che era est, ma se mi avessero detto disegnami sulla cartina a che punto dell'est è, a che altezza, non l'avrei saputa mettere in maniera precisa. E lo spunto per cui facciamo una cosa conta sempre tantissimo e non conta niente, no? Nel senso che se tu prendi e vai in piscina semplicemente perché davanti c'è un buon gelataio e poi nella piscina incontri una persona che ti cambia la vita, lo spunto può essere qualsiasi cosa, no? Nel senso che non vale di meno o di più. Il punto è che io quando sono arrivato in Romania mi ha cambiato la vita, cioè non la conoscevo e mi ha cambiato la vita proprio per le ragioni che provavo a spiegare prima, cioè per come sia una zona e un territorio di metamorfosi costante. E questa cosa, scoprirla, io sono stato un anno facendo avanti e indietro tra l'Italia e la Romania, e questo non è che mi ha affascinato, nel senso che non è che si scrive una cosa su un posto perché ti piace o no, però mi muoveva delle domande, che erano delle domande che mi mettevano in discussione tutto, che è quello che si fa quando si scrive una storia. Per cui la Romania è partita da un caso, la mia amica mi ha detto, mia mamma lavora là, e poi è quello che spiegavo prima, ovvero il luogo in cui mi sono reso conto delle, altra semplificazione, ma per intenderci, delle grandi contraddizioni di oggi dentro una terra che stava cambiando. Quindi questa è la risposta alla prima domanda. La storia reale, no, la storia non è reale, nel senso non è né la storia della mia amica, non è né la storia mia. In un romanzo, posso parlare personalmente, nei miei romanzi, i miei romanzi sono autobiografici nella misura in cui tutte le emozioni che racconto sono tutte mie. Per
e per cui è tutto vero, è tutta cosa mia, anche se poi quando voi leggete ci mettete le vostre emozioni, però è tutta la mia storia emotiva, è dentro un libro. Però la storia che è raccontata è un misto di cose, che sono cose che ho visto mentre andavo là, storie che mi sono state raccontate, storie mie che ho trasferito in Romania e che magari sono successe a Roma e che io ho spostato là, frasi dette da un amico a un'altra persona e che io invece metto in bocca al mio narrante. Un romanzo è una grande è la costruzione di un mondo attraverso tanti pezzi. È come se avessi andassi in un garage e ti dicessero: adesso costruisci un cane, costruisci, e tu lo costruisci prendendo una scarpa, prendendo una cosa tua, prendendo. È così che si costruisce il romanzo, ed è così che cioè, questa storia è l'insieme di tante cose. È sul suo stile, lei diceva. Ah, come lo descriverei? Leggendo, cioè potrei solo leggerlo. Nel senso che non è come la. Sì, ho capito. Come la descrivi una camminata? La fai? Nel senso che se tu devi. È più facile che sappia descriverlo tu lo stile. Il mio stile. È quello. Non so spiegare, un libro importante, mi riconosci. Che ha avuto una. Questo ci ho messo tantissimo tempo perché sono stato in Romania, perché ho fatto tante ricerche, eccetera. Quindi tra quando ho iniziato, quando ho scritto la prima versione di questa storia breve era il 2003 e quando il libro ho consegnato il libro all'editore era il 2007. Quindi sono passati 4 anni. Ma la stesura vera e propria è avvenuta tra gennaio e giugno. No? Quindi pochissimo, sono 5 mesi. Un libro è contemporaneamente 4 anni e 5 mesi, nel senso che senza quei 4 anni quei 5 mesi non venivano. Non è un libro che ho scritto in 5 mesi, è un libro che ci ho messo 4 anni a fare, e qua a un certo punto sono stato in grado, non so se hai presente il zen, lo zen, il tiro con l'arco, cioè l'idea che c'è un momento in cui tu sei pronto per fare un movimento molto armonico. Mi riconosci, l'ho scritto, mai successo prima, non credo mi succederà mai, in un mese. È un libro anche molto breve. Io ero ad Amsterdam, appunto, tanto per cambiare da un'altra parte, ero in residenza, in una residenza per scrivere, lì c'era anche la mia famiglia, e questo libro è uscito di pura poesia assoluta per me, nel senso è il maggior distillato di poesia che io abbia mai fatto nella vita, e dentro Mi riconosci come libro. Per scrivere Ogni promessa è stato un incubo, non ne uscivo più, pensavo di impazzire, ci ho messo anni, ero totalmente inchiodato alla storia, c'era un personaggio che volevo che partisse per la Russia e non riuscivo mai a farlo partire, era un incubo, cioè supplicavo il mio personaggio, dicevo parti per favore, ci ha messo 4 mesi a partire. Io tutte le sere mi dicevo domattina scrivo e avevo deciso di partire per la Russia. Lo scrivevo, cancellavo e riaprivo e riaprivo e riaprivo e riaprivo. È stato un incubo, anche se è un libro che ha vinto un premio importantissimo in Italia, anche se è un libro che è stato tradotto da editori prestigiosissimi, ma mai più voglio fare un'esperienza del genere nella mia vita, e in tutto questo lo considero il più significativo e grande e di cui sono orgoglioso fallimento della mia vita, questo libro, nel senso che è un libro, no, lo so, tante persone quando dico questa cosa non sono d'accordo, perché è un libro da cui non sono mai uscito. Un libro, quando lo scrivi, c'è un momento in cui si sente, è come quando in aereo ti dicono abbiamo iniziato l'atterraggio su Parigi e tu sai che quando te lo dico sono 20 minuti, no? Si riaccendono le spie delle cinture di sicurezza, ci si prepara
si va giù, non in picchiata perché sennò vuol dire che qualcosa non è andato bene, si va giù e poi si atterra. Un romanzo, c'è un momento che non coincide mai, mai con quello che pensi tu, perché tu pensi, io penso sempre, che ne so, ok, allora adesso manca, secondo me in 2 mesi ce la faccio, e dopo 3 giorni senti quella roba, abbiamo cominciato la discesa sul finale, che vuol dire che da quel momento lì passa 5-6 sessioni di scrittura e poi è finito. Con ogni promessa io non l'ho ancora sentito, sono ancora 10.000 metri lassù e a un certo punto mi sono buttato giù col paracadute, perché non sarei mai riuscito a scendere. Per cui non te lo so dire. Adesso il libro a cui sto lavorando adesso, ci lavoro dal 2011, pur avendone scritti in mezzo questo, La vita non è un ordine alfabetico, il saggio sulla scuola, il pamphlet sulla scuola, eccetera, tutti i libri che amo moltissimo, che però sono un'altra cosa. Questo libro ci sto lavorando dal 2011, diciamo che abbiamo ancora le cinture allacciate della salita, per cui l'idea che prima o poi si possa scendere mi sembra folle, ma lo scrivo perché, cioè, oggi ho scritto un'altra parte, e per cui non lo so, io spero di scrivere un'altra cosa così. Ringrazio a nome di tutti Andrea Maiani di questo bellissimo, non so come dire, questo dialogo che ha instaurato con voi e della maniera in cui si è rivelato in fondo nella sua maniera di scrivere, questo corpo a corpo con la scrittura, che alle volte è doloroso, alle volte invece ha momenti di grande, grande esaltazione, di grande, grande realizzazione personale. Quindi, ecco, esplorando questo laboratorio dall'interno, come dicevo anche sempre dall'interno, Maiani ci ha fatto capire questo processo difficile della scrittura, sempre però nel dialogo in fondo con i lettori, come lo fa con i ragazzi, come lo fa anche con voi. E soprattutto ci ha ricordato che bisogna restare aperti e bisogna creare questo vuoto per riuscire in fondo a rimettere in questione il proprio mondo, perché solo così possiamo essere, come dire, creare, forgiare questa identità mobile, l'identità in movimento che ci caratterizza. Quindi, e che però è anche una gran fatica, nel senso che restare aperti, certo, può entrare di tutto. Ecco perché dicevo prima nella presentazione una sorta di vita possibile, cioè un momento in cui il personaggio, attraverso la crisi, attraverso il dolore e la rimessa in questione, arriva però a un nuovo equilibrio che è la vita possibile.